Cosa parli? Delis Caffè, la pasticceria e gelateria, dove puoi trovare torte di ogni tipo per tutti gli eventi, dai matrimoni ai compleanni, passando per ogni tuo momento speciale. Delis Caffè, la pasticceria più buona della zona e la gelateria fatta con ingredienti freschi e controllati, tutto da consumare all'aperto, al coperto e in sicurezza. Delis Caffè, a Bovalino, in via 24 Maggio, telefono 0964 670404. Delis Caffè, bontà senza compromessi. Tabaccheria numero 2, il punto di riferimento vicino a te, comodo e sicuro. Trovi idee regalo per fumatori e tanti servizi a tua disposizione. Tabacchi con distributore H24, edicola, cartoleria, ricariche varie, da conti gioco a telefonia. Articoli da regalo, lotto, 10 e lotto, super enalotto. Puoi effettuare ricariche telefoniche, pagamento bollettini postali, bancari, F24 e biglietti Trenitalia. Non andare lontano. Tabaccheria numero 2 è a Bovalino in via 24 Maggio numero 5. Per info e contatti 391 135 74 61. Il desiderio di sentirsi belli non è un semplice atto di vanità, ma è una forma più profonda di amore verso se stessi. Da Abamed ti aiutiamo a realizzare questo desiderio con trattamenti avanzati di medicina estetica, botox, filler, peeling, laser terapia viso e corpo, epilazione definitiva. Effettuiamo lifting non chirurgici con tecnologia HIFU e trattamenti della pelle con l'innovativo metodo della radiofrequenza frazionata. E se hai un tatuaggio che non ti piace più, possiamo rimuoverlo per sempre. Inoltre, consulenze di chirurgia plastica a cura della dottoressa Vittoria Bellantonio. Abamed, medicina estetica e bioingegneria dello sport, a Bovalino in via Primerano 4. Per informazioni chiamalo 0964 61 143 o visita il sito abamed.it. Direttore sanitario, dottor Vincenzo Federico. Il mondo è pieno di cose straordinarie. Non rischiare di perderti il meglio. Vieni da Ottica Zappia e metti a fuoco quello che ti circonda. Siamo un centro specializzato in lenti progressive Zeiss, Varilux, Essilor e lenti Oya per la correzione della miopia nei bambini. Aggiungi ancora più stile al tuo look con i grandi marchi di Ottica Zappia. Ray-Ban, Liu Zhou, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Gucci e in esclusiva Epoca e Kaleos. Anche centro Amplifon e visite oculistiche in sede. Scopri i nostri occhiali progressivi con garanzia di adattamenti a partire da 160 euro. Ottica Zappia, a Bovalino, Corso Umberto I, 112. Info allo 0964 36 89 71. Ottica Zappia. Torna a guardare il bello della vita. Pubblicizza la tua attività su Radio Venere. Telefona allo 0964 66 990. A metà mattina. Harry, eccoci in studio. Siamo tornati, eccoci qua di nuovo. Siamo tornati e siamo invasissimi. Eh sì, ma in ottima compagnia. In ottima compagnia, perché ci sono con noi i ragazzi dell'Istituto Euclide di Bova Marina, che sono tutti terrorizzati. Hanno paura di parlare al microfono. Sono terrorizzati da questa arma. È un'arma letale, Eppure pure loro fanno parte dell'indirizzo che riguarda invece le telecomunicazioni e l'informatica. Però noi in questa fase abbiamo quelli di informatica. Noi qua abbiamo il momento di informatici, tra poi proprio arrivano quelli telecomunicatori. Quindi a questo punto io, come dire, azzardo dicendo ci hanno mandato quelli sbagliati. No, momento. Arrivano anche quelli giusti, ma intanto li presentiamo. Però aspetta, vediamo se sono davvero quelli sbagliati, perché poi magari invece rendono bene e ce li teniamo. E visto che è un periodo in cui questa parola va di morti, con Emilio sei uno stronzo, visto siamo stati bravi, ecco, quindi sono grandi e vaccinati queste parole. Ma sì, le posso le conosco. Cominciamo da te, vai. Che dico? Come ti chiami? Come ti chiami? Alberto Altamonte. Alberto, perfetto Alberto. Allora Alberto, tu fai informatica. Sì. Ok, giusto. Perché? Cosa ti ha spinto? Mi piacciono i computer, la programmazione. Quindi diciamo ti piace più l'aspetto software o ti piace proprio macinare l'hardware, li apri, li spacchi? L'aspetto software, ho capito. Hai già qualche idea su quello che potrebbe essere il futuro dopo la scuola? Sicuramente ingegneria informatica. Ingegneria informatica dove? Penso a Cosenza. A Cosenza, perché vedi, Cosenza tra l'altro offre questa possibilità di restare in Calabria e questo è un bene. Scorda, prego. Andiamo con il nostro secondo alunno. Come ti chiami? Lorenzo Ortonello. Tu fai sempre parte della stessa classe, sempre informatica. Sì. Stessa domanda anche a te, il motivo per cui hai scelto questo indirizzo? Perché mi piace il computer, la programmazione. La programmazione. Che idea hai sul dopo? Continuerai gli studi all'università? Anche tu a Cosenza? No.
Dove vai? Non lo so. Ancora sei in fase di scelta. È una. Bisogna valutare bene dove decidere di. A lui andare. Piace la radio, secondo me. A te piace la radio? Non sono ascoltatore di radio. da oggi. L'ascolterai. Come ti chiami? Domenico. Fa parte anche lui, giusto sì, per non ripetere, fa parte anche lui della stessa classe, informatica, motivo per cui l'ha scelto e idee per il futuro. Una semplicissima passione sin da quando sono piccolino, siccome ho avuto i computer in mano da quando ho 3 anni, e semplicemente si spera di diventare imprenditori dopo l'università. Ah! Quindi insomma hai le idee abbastanza chiare. Andiamo avanti. Io sono Kevin, la mia passione riguardante l'informatica è nata da quando sono piccolo, principalmente per i videogiochi, poi magari si è sviluppata sotto diversi aspetti, anche nei confronti della scuola che mi ha esposto sotto questo aspetto a livello informatico, Quindi la scuola comunque ti ha aiutato quelle che sono le tue attitudini, da lei hai scoperto comunque anche altro. Sì. Quasi cambiano di posto, tanto prima o poi arrivo. Io sono Gabriel Marinacchi, faccio parte della stessa classe e ho iniziato questo percorso dell'informatica perché praticamente amavo da piccolo smontare di tutte le parti Nintendo, computer, tutte queste cose qua. Devi capire come funzionavano dall'interno. Sì. Quindi mentre gli altri amano più la parte software, tu preferisci forse un po' più quella meccanica. Sì. Andiamo avanti, non vi cambiate troppo di po', poi io perdo, no, lui l'ha già fatto, poi io perdo il conto. Io mi chiamo Christian, ho scelto l'informatico per una passione per i computer. Che idea hai per il tuo futuro? Ingegneria informatica. Oh, dove? Non lo so. Anche siamo anche qua in fase di valutazione. Pensiamo Cosenza, rimane ecco, un punto importante la nostra zona. Andiamo all'ultimo, lui è scappato. Va bene. Mi chiamo Francesco e dei computer mi piace la programmazione e i software. Benissimo, che idee hai per il futuro? Sempre ingegneria informatica, sempre Cosenza. Benissimo. Quello che vedo, Emilio, è che qua, escluso uno, tutto che amava fin da piccolo smontare tutto quello che era elettronico, il resto comunque ama molto la parte del software. Del software. Io infatti volevo rispondo un volontario, perché comunque è una domanda che credo possa calzare. Siete tutti appassionati di software, appunto, ovviamente stiamo parlando di un mondo che offre software per qualunque cosa, cioè siamo arrivati all'intelligenza artificiale, c'è comunque un ambito di applicazione che vi attira più di qualcun altro? Cioè, banalmente qua siamo in una radio, ora i giovani ormai a questo media approcciano un po' più tardi, quindi posso immaginare quando tu ad esempio hai risposto non sono un ascoltatore di radio, non mi hai sorpreso, però c'è già qualche ambito che vi attira un po' di più rispetto ad altri, su dove magari provare a direzionare la vostra formazione? Chi se la sente di rispondere? Io passo col microfono così, chi vuoi rispondere? Tu? Magari perché ho anche un'altra passione, praticamente staccarmi da questa categoria di informatica, perché praticamente vorrei iscrivermi per l'esercito. Ah. Ok, quindi abbiamo un altro tipo di interesse. Qualcun altro vuole rispondere? No. E adesso vi faccio invece una domanda, qua la rispondete di sicuro. Perché immagino che passerete parecchio tempo o col computer o col telefonino, più probabilmente. Qual è l'utilizzo maggiore che ne fate? Vi incuriosisce, provare a vedere quale sarà il vostro primo grande viaggio, per ascoltare musica, per utilizzare qualche giochino? I social. Come passate il vostro tempo con la sintesi del vostro futuro lavoro? Perché alla fine un telefonino, un computer è una spremuta di informatica data alla società. Chi vuole rispondere? Deve rispondere qualcuno, questo è facile. Dai, forse. Sicuramente è un'ottima opportunità, comunque l'utilizzo del telefono. Ci sono momenti in cui si utilizza per scopo didattico, ma principalmente l'utilizzo è i social, o comunque l'ascoltare la musica, anche perché non abbiamo anche molto da fare in questo esatto momento, quindi ci ritroviamo
tra virgolette, a cercare una fuga dalla noia. Questa ultima affermazione, non abbiamo molto, non abbiamo granché da fare e cerchiamo una fuga dalla noia, è abbastanza indicativa. A questo punto chiedo io, chiedo sempre a te, visto che tu l'hai lanciata, il fatto di non avere granché da fare, perché comunque il posto in cui viviamo, il posto in cui vivi ti offre poche possibilità anche a livello di opportunità sul dopo scuola, o perché in realtà non c'è nulla che in realtà vi attrae, quindi le vostre richieste non collimano con quelle che sono poi le offerte del nostro territorio? Allora, un po' tutti e due veramente, perché non si trova comunque qualcosa da fare in termini di opportunità, perché in termini di luogo non siamo molto sviluppati, quindi non troviamo molta linea di comunicazione anche con l'esterno. Ci troviamo comunque limitati in una piccola realtà di paese che comunque non può offrire molto. Purtroppo è così, noi tante volte nel corso delle settimane, anche quando abbiamo dovuto commentare episodi spiacevoli, ci siamo posti il problema se fosse la noia a portare a sbagliare in qualcosa. E ieri con dei vostri compagni di un'altra scuola di Taurianova, parlando insomma dello sviluppo dei laboratori, abbiamo pensato anche a questo, cioè alla fine la scuola con determinati tipi di strumenti può anche andare a combattere in questo senso delle forme sbagliate di socialità, diciamo. Su questo c'è l'apertura della pomeridiana delle scuole, cioè non necessariamente con la presenza di professori, cioè vista proprio come luogo di studio. L'apertura pomeridiana dei locali della scuola consentirebbe, ecco, una possibilità, ecco, di svago, di impegnare diversamente il tempo. Potrebbe essere un'idea, ecco. Sicuramente sì, io sarei più favorevole magari a fare un'attività sportiva o comunque aprire nuovi orizzonti, quindi magari... la palestra della scuola utilizzata per scopo agonistico, o anche comunque la possibilità di aprire una biblioteca o comunque creare dei punti di incontro tra ragazzi. Qualche altra idea da parte vostra o siete troppo timidi per rispondere? Va bene, a posto. Liberiamo e ringraziamo i ragazzi, un po' di musica, poi parliamo un po' con i professori e poi torniamo di nuovo con i ragazzi. Quindi a tra poco e grazie.